Buongiorno ragazzi, guardate un po' cosa sono riuscito a racchiappare oggi da provare. Benelli 752S, una moto che volevo provare appena uscita, però c'è stata la storia del blocco, quello che c'è stato. Adesso appunto Benelli ha fatto questi 2 giorni di Benelli Days, sono venuto qua a Milano a provarla e niente, bel mezzo, esteticamente fantastica, a me piace tantissimo. Naturalmente mi faccio fare un preventivo, quello vabbè sottointeso. Comunque la moto mi piace, è bella. Adesso ho fatto qualche metro e già, insomma, non è male, eh. Adesso poi facciamo un giretto e vediamo. Allora, quello che si nota subito è quello che tutti danno come dato più brutto della moto, che è il peso. E in effetti il peso c'è, si sente, si avverte. Rovescio della medaglia, la moto è stabilissima. Vabbè, adesso non sto a darvi troppi dati tecnici perché anche non è che sto lì a studiarle più di tanto. Comunque vedo una forcella col steli Marzocchi da 50 mm, rovesciata, molto bella. Pinze dei freni Brembo, anteriore e posteriore, due dischi. Il motore a punta è un 754 con 76 cavalli e 68 Nm di coppia. Non sprigionati in alto, tra i 6 e gli 8.000 giri, insomma, una roba del genere, ecco. Ha la targa sul forcellone. A me piace tantissimo, l'ho sempre detto, il telaio con i tubi così a vista, il motore messo dentro. Poi la coda comunque tagliata in stile Wittpilen, che io trovavo bellissima. E niente, adesso vi faccio sentire un po' il sound, perché nonostante lo scarico è originale Benelli, è veramente un bello scarichetto. Si fa sentire. Cambiando quel tubetto lì e mettendo su, a parte che non si potrebbe anche non cambiare, ma mettendo su un Arrow Pro Race, secondo me spacca sta moto. Strumentazione non è male, bellina esteticamente. Ah, volevo vedere il fatto di quando si scurisce, che dicono che cambia completamente. Adesso non so dove sia il sensore di luminosità. Adesso non so dove sia il sensore di luminosità. Comunque dovrebbe cambiare anche la grafica. Segna la marcia inserita, l'orologio, il trip, sarà trip A, trip B, solite cose. Vediamo, qua c'è il pulsantino per cambiare. Totali, trip. Non ha nulla, ecco, non segnala consumi, non segnala nulla. Questo fa solo cambio tra miglia e chilometri, se no azzera. Niente, non ha nulla di particolare la strumentazione, bellina esteticamente, ma finisce lì. Allora, la moto è pesante, ho detto, dovrebbe essere oltre 220 kg in ordine di marcia. Comunque adesso facciamoci un giretto. Posizione di guida fantastica, eh. Vediamo di qua si può uscire. Penso proprio di sì. Il motore allunga abbastanza. Il sound è bello proprio. So, c'è sto pezzettino di rettilineo, vabbè, senza fare grosse cose perché non voglio rischiare nulla. Poi il peso c'è, si sente, però la sella è 81 cm da terra, quindi nessun problema, penso, per nessuno, bene o male. Quelli sopra il 1,65 m non dovrebbero avere grosse difficoltà. Allora, viaggetta, eh? Sospensioni sono belle rigide dietro. Viaggiare, viaggetta, perché come avete visto siamo arrivati un attimo a 150 all'ora.
è abbastanza spalmata nel salire, nulla a che vedere ad esempio con la Vitpilen, che era molto più esplosiva, ecco. Però è abbastanza gustosa, Questa di listino costa 6.990, più c'è la messa in strada saremo a 7.300, poi non so cosa possano trattare, perché quando i prezzi poi sono troppo bassi i margini sono quelli che sono. Si sente un leggero fischiare che sembrerebbe della frizione, un trascinamento della frizione sembrerebbe. Calore, vabbè, oggi è una giornata fresca, assolutamente non se ne sente. Però vabbè, dovrei fermarmi un po' nel traffico, però per adesso va bene. Cambio strepitoso, frizione dura, e a cavo è un po' duretta. Cambio invece, avete visto, lo cambiate tutte senza frizione, e fantastiche. Cavo invece non mi piace troppo come stacca sto cavo della frizione, si sente un tatac. Sesta marcia, velocità passeggio, perfetta, non balla neanche tanto riprendendo, giù due marce, freno dietro è bello, parte subito l'ABS, però frena più della mia attualmente sicuramente. Questa, vabbè, c'è un po' più di... no, sono quasi gli stessi chilometri della mia alla fine. Allora, quella che non mi piace tanto è la frizione, quello sì. Però si cambia marcia e la moto è subito pronta con la marcia successiva, non ha cedimenti, quasi come se non si cambiasse la marcia, appunto. Sella è dura, però mi sembra anche comoda, niente di particolarmente impossibile. Ovvio, mi sa che stanca facendo parecchia strada, perché comunque è piatta, è abbastanza dura. Freno davanti attacca di brutto, sì, non è tanto modulabile, attacca abbastanza violentemente. Ecco, forse la forcella davanti andrebbe indurita un po', ed è regolabile, sì, sia precarico penso che estensione. Adesso vedo i pirulini, non so se è precarico estensione o solo precarico, comunque è regolabile, io la indurirei sicuramente, mi sembra un po' morbidina confronto al posteriore, che invece lo sembra bello duro. Allora, si vede che si è caricato in avanti, non come una sportiva sicuramente, però comunque mi sto affaticando leggermente i polsi confronto alla mia che adesso sono dritto, però è gustosa, Sì, poi vabbè, che se ne dica che è cinese, che non è cinese, ragazzi, ma chi se ne frega, l'importante è che vada bene. Se poi non va bene, quello è un altro discorso, però a me sembra bellina la moto. Comunque il marchio che porta è un marchio italiano,
è sempre un marchio comunque prestigioso, non ai livelli di Ducati che ha continuato col, diciamo, con un brand più forte, però comunque Benelli si sta facendo valere parecchio, eh. Ah, vedete lo scudetto Benelli col leoncino, molto bello. Vecchietti anche, vedevo gente che diceva che non si vedeva nulla, io vedo perfettamente. È vero, io sono piccolino, sono magro, quindi non sporgo più di tanto, ma io vedo perfettamente dietro. Il sound è veramente tanta roba, ragazzi. Allora, da fermo è pesante, però, ripeto, il fatto che si appoggiano le gambe proprio bene, non si sente molto il peso. Quello che non mi piace è la strumentazione, è bellina, però non ha nulla di particolarmente. Allora, quella della Wittpilen è forse più bruttina esteticamente perché ancora non è a colore, però da tanti dati che questa non dà, là veramente viene fuori di tutto e di più. Questa proprio non segnala nulla. Però ripeto, tutto sommato è una moto che mi sta piacendo. Sì, a parità di prezzo prenderei sicuramente la Wittpilen, perché sapete che a me piacciono le moto leggere. Però onestamente di listino questa qua costa 1700 euro in meno. È vero che adesso c'è una promozione Husqvarna che si fa risparmiare 1000 euro, quindi la differenza sarebbero un migliaio di euro circa. Stabile, ragazzi, eh. Io adesso scendo dalla mia che non è tanto stabile per via del fatto che è alta e leggera. Questa è bella stabile, le buche si sentono. Si prendono delle belle legnate. Le quattro frecce, sì, qua elettronica c'è solo esclusivamente l'ABS e quel TFT lì, che però è proprio solo da visualizzare, non ha nulla di particolare. Sì, questo commuta tra miglia e chilometri e basta, quindi non segnala consumi, non segnala nulla. Il gas c'ha una corsa bella lunga. Il motore è comunque dolcissimo, eh? Non credevo. Cioè 4000 giri non sembra neanche che sta girando.
bene ragazzi, dai, ditemi che ne pensate di sta piccolina, piccolina per modo di dire, perché è comunque un bel motorone. E fatemi sapere sotto come vi è sembrata. Ok ragazzi, un saluto a tutti, ciao ciao.